Amici zagoriani, bentornati. Oggi per riprendere il discorso degli allegati inserti che abbiamo trovato finora nella serie Zenit, vi faccio vedere quello che fu inserito in questo albo che vedete nell'albo Il ritorno di Kandrax, che era del 2001, giugno 2001, il numero 482 della Zenit e 431 della numerazione normale, diciamo. In questo volume, oltre a vedere il giornale di Sergio Bonelli, ci fu inserito questo album, un vero e proprio album, volume, libro, chiamatelo come volete, I mille volti di I mille mondi di Zagor, scusate. In Mille Monti di Zagor, che dedicate 40 anni di avventure, vedete scritto 40 anni di avventure di un eroe senza confini. Questo album molto, molto carino, molto bello, ben fatto, fu inserito con questa fascetta, fu inserito illustrato in questa con questa uscita senza nessun tipo di aggiunta di prezzo, ragazzi. L'albo costava 2,07 e tra l'altro fu proprio in questo numero che aumentò di qualche centesimo, perché prima costava 1,96 se non sbaglio, quindi andò a 2,07, sono 11 centesimi in più. E fu inserito in omaggio questo libro, senza differenza sul prezzo di copertina. Diamo un'occhiata a questo libro, che contiene veramente un sacco di cose, ragazzi. Veramente un sacco di cose. È diviso, diciamo, a capitoli, sezioni. Hanno partecipato principalmente Graziano Ferdani. Poi vedremo che ci sono stati tanti collaboratori, da Boselli, Burattini, insomma, poi li vedremo volta in volta, e per sfornare questo libro che racconta un po' tutto di Zagor, tutto quello che è successo in questi 40 anni. Questo, infatti, vedete allegato al giugno del 2001, allo Zenit 482. Vediamo un po', dunque, edizione ancora di Graziano Frediani, collaborato Boselli, Burattini. Poi c'è il progetto grafico, redazione, copertina di Ferri e così via. Vediamo nel sommario un po' di cosa trattava e quali argomenti avrebbe presentato. C'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sezioni, di cui una, l'ultima, proprio curata sul filo dei ricordi da Sergio Bonelli, che a rileggere adesso ci fa venire un po' di nostalgia, un po' di malinconia. Ok, sfogliamo insieme, ragazzi, vi faccio vedere velocemente per chi non l'avesse mai visto e chi lo vuole recuperare, ne vale assolutamente la pena. C'è la presentazione di Decio Canzio, che allora era direttore generale, e ha introdotto questo albo, e poi vedete si divide in vari argomenti, capitoli, sezioni. Darkwood, ultima frontiera, poi troviamo la sindrome di Frankenstein e così via. Ora ve le farò vedere velocemente, se riesco, tutti. E ogni sezione è dedicata a un argomento o ecco, un'ombra sul cuore, a un argomento della saga zagoriana, diciamo. Nemici per la pelle, ovviamente si riferisce ai nemici, qui parlerà dei nemici. L'album, ragazzi, bellissimo, è fatto tutto a colore, un sacco di immagini, un sacco di riferimenti anche presi da altri fumetti, di aneddoti e curiosità. Per cui vedete la prima apparizione di Marcus, l'acrobata, l'ipnotizzatore. Poi Il mondo non basta, e qui ci vedete, c'è sempre una mini presentazione dell'argomento trattato. Una 100.000 Odissee, e poi l'ultimo sul filo dei ricordi, proprio quello di Sergio Bonelli. Ogni capitolo
È ricco di immagini, di argomenti, di curiosità, di riferimenti di ciò che è successo in questi 40 anni nella saga zagoriana. Qui si parla di Ferri, vedete quanti disegni, quanti riferimenti, qui c'è la prima striscia, la prima storia. L'albo ha quante pagine? Ha 96 pagine, anzi 98 pagine, ragazzi. E vi ripeto, è tutto a colori e ci sono veramente un sacco di curiosità. Qui si parla anche delle edizioni straniere di Zagor. Ogni capitolo, ogni sezione è uno spunto per avere un sacco di informazioni. Poi vedete, ci sono, sapete quanto amava il cinema Sergio Bonelli, ci sono un sacco di riferimenti ai film che hanno dato una mano, diciamo, a buttare giù alcune delle storie più belle pubblicate. Mandrake, vedete le sfingi che abbiamo ritrovato, Mandrake, Mandrake. Ecco, qui ci sono i nemici, ragazzi, anche qui vedete lo spunto che dava le idee a Nolitta, era senza dubbio il cinema. E poi la letteratura, altri fumetti e così via. Eh sì, ragazzi, questo è veramente un volume molto molto ben fatto, in cui si ripercorrono proprio i 40 anni di Zagor. I mille mondi di Zagor, ragazzi, allegato al ritorno di Candrax del 2001. Io ve lo consiglio ovviamente se avete modo di recuperarlo, non avete, perché è veramente ricco di informazioni, disegni, e si trova veramente a poco sulle piattaforme tipo eBay o roba del genere, o anche alle fiere, mercatini, non ha un prezzo, cioè ha un prezzo veramente popolare, ecco, non è una cosa di quelle ricercatissime, che anche perché le furono stampate veramente tante, si trova tranquillamente. Quindi per chi non l'avesse visto, non lo possedesse, io ve lo consiglio vivamente. I mille mondi di Zagor. Buona giornata a tutti!